Salve a tutti. Approvato alla Camera con 313 sì, il decreto Omnibus che fra le tante cose prevede la moratoria sul nucleare. Per le persone più ingenue questa potrebbe essere interpretata come una marcia indietro effettiva del governo, nel senso stiamo facendo una stronzata. Ragazzi, tiriamoci indietro e diamoci una calmata. E invece potrebbe essere benissimo interpretato come uno scippo di uno dei punti fondamentali del referendum che si terrà il 12 e il 13 giugno, che ricordiamo prevede quattro quesiti, quattro sì, due sì per l'acqua pubblica, un sì perché non venga attuato l'uso di energie nucleari in Italia e un altro sì contro il legittimo impedimento. Il governo ha paura e quindi ha pensato bene di inventarsi questo delirante decreto omnibus, che questo tanto temuto referendum sul nucleare. Perché se per caso va a vincere qualche sì di questi, per il governo è un problema. E poi Berlusconi si mette a piangere. Mannaggia Berlusconi, mannaggia. Volevo solo avvisarvi di questa cosa. Spero che la Cassazione ne prenda atto e si regoli di conseguenza. Spero che Napolitano non firmi, altrimenti non so, chiamiamo Lupin per rubargli tutte le penne dall'ufficio una volta tanto. Voi intanto preparatevi al voto del 12 e il 13 giugno per l'acqua pubblica, per il no secco al nucleare e per evitare il legittimo impedimento. Buonasera.